Bentornati in Starfield, siamo a New Atlantis, nell'ultimo episodio eravamo appena arrivati con la nostra nave, eccola qua. Possiamo parlare col signor tecnico dei servizi. And he's our new captain. My crew can take a look at your ship, and you can stop by the Trade Authority kiosk if you need to offload some cargo. Ok, possiamo riparare la nave, modificare la nave, vorrei vedere la nave che avete in vendita. E va bene, esci. Non abbiamo nulla da dirci in realtà, ma vogliamo cominciare a... magari cominciare a vendere un po' di roba. Allora, andiamo a prendere tutto. 46 oggetti, in realtà... ordinato per valore, allora tuta d'assalto pirata. Allora, noi abbiamo su questa tuta camaleonte 69, questa è 61,45 con un po' più di resistenza, ma vale un sacco di soldi. Ma la vendiamo. Tuta spaziale da scavo, la vendiamo. La Solstice la teniamo, grande la teniamo. Maelstrom. Ne abbiamo, allora qui in realtà sì, ne possiamo vendere almeno un po', tipo 7. Qui è esattamente la parte in cui la classica parte Bethesda, tu fai anche solo una mezza missione, raccatti tutto quello che c'è da raccattare, c'è tipo 8 fucili, li vendi naturalmente. Estrazione zaino lo teniamo, Eon lo teniamo, casco spaziale da scavo lo teniamo, ascia da soccorso ne vendiamo anche in questo caso 4. Medikit li teniamo tutti, il recisore lo teniamo, completo pratico nominatore lo teniamo, Solar Frontier vendiamo, Argos Extractor possiamo tenerlo, qui c'è un po' di cibo, del lampa, curativa, bottiglia, vendere, imbuto, vendere, pinza, vendere, campioni, vendere, cappello imbottito. Cappello imbottito. Cappello imbottito lo teniamo. Caricatore, cartuccia, digipick, fucile senza bossolo, vassoio, portacampioni, vendiamo. Questo, allora, indietro. Munizioni, munizioni, telaio adattivo, questo è un componente di produzione. Munizioni, beriglio, bicchiere, vendiamo il bicchiere, carte, vendiamo le carte, ci vorrebbe un tasto, vendi tutto ciò che è sostanzialmente inutile all'umanità. Contenitore del tamponi, fazzoletti, ah, la fibra ci si potrebbe servire, alette, piante grasse, sfera da scrivania, stringa, taccuino, tutti. Tavolo d'emergenza, questa vendiamo anche lei. Perfetto, abbiamo fatto la nostra classica vendita da gioco Bethesda. Allora, andiamo un momento in esterno. Noi siamo conciati così. Essendo noi in un mondo civile, possiamo anche... in realtà no. Ok. In realtà possiamo anche vestirci un po' più civili. Andando a prendere il nostro vestiario, scegliendo il cappello, la tuta, ok, e togliendoci la tuta spaziale, perfetto. E come siamo belli, fa molto più città, non abbiamo neanche lo zaino, ed è anche meglio, perfetto. E ora possiamo entrare in città. La gente parla. Ci sono dei cittadini. Ci sono delle guardie. Ed è un po' così il gioco. Noi possiamo passare di fianco alle guardie e le guardie ci assegnano delle missioni secondarie. Rock Paper Shotgun descrive questo processo come
il Truman Show, ovvero noi siamo veramente il personaggio principale nella storia e c'è poco da fare. Ok, andiamo a prendere questa bella metropolitana leggera nel mentre. Lo scenario non è assolutamente male. This is New Atlantis Transit, or the NAT. It provides free transportation throughout the city. We can take it directly to the Mast District. Allora, noi stiamo andando a riportare il pezzo che abbiamo trovato all'inizio del gioco, che è sostanzialmente parte della missione principale, ma sinceramente in questa breve campagna non vorrei fare granché della missione principale. Completiamo questa cosa e poi dedichiamoci a parti secondarie. Dobbiamo andare da Constellation, appunto. Guardate che belli acquari che abbiamo qua. Non so se ci sono dentro anche i pesci in questi acquari. Sembrerebbe di no. The water is quite aesthetically pleasing, or so Barrett has told me. New Atlantis relies on advanced hydroelectrics for most of its power. E siamo nel quartiere del TASM. Allora, avete visto una schermata di caricamento quando sono salito sulla metropolitana, ma in realtà tutta la città e il fuori città, il pianeta attorno, per qualche chilometro, sono tutti una unica mappa, quindi ci si può anche allontanare e vedere questa città tutta insieme. Ed è una vista abbastanza notevole. Ecco qua il quartier generale di Constellation, come potete immaginare, senza finestre. They will be waiting for us inside. Ed eccoci qua. Captain, everyone will be in the library, just inside. If Barrett were here, he'd probably tell you that you're part of something bigger now, and he hopes you'll make this place your home. E questa per me è la Royal Society spaziale del gioco. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. Would you care to tell us what happened to our friend? Why you're here and he isn't? I see. Vasco, verify. All statements made have been factual. This is just typical. Barrett hands over our ship and our robot to some random employee of that discount mining outfit he uses. Walter. And if we hadn't insisted on installing those emergency protocols, I guarantee you this rock breaker here would be halfway to Neon. But that didn't happen. He's here with the artifact. Thank you, Mateo. Now, let's focus on what's in front of us, shall we? What happened when it was extracted? Did anyone see anything? Hear anything? Chi altri ha avuto queste visioni? One out of the rock for the first time. Why? We're not sure yet. So if you wouldn't mind adding another data point. Luce brillante e musica. Similar to Barrett's description of the experience, with less embellishment. There. Are you hearing this? Do you all believe me now? Whether it happened or not wasn't in doubt. Come potete vedere qua in mezzo ci sono degli altri pezzi. But gentlemen, can we please focus? Noel, I think it's time we tested your theory. Right. Let's see. We know the artifacts react to each other. The pieces we already have move when they're in close contact. Now, if we add this new one to the two we already have... The artifact. If you could place it on the table here. That's it. Just... Mi allontano un momento. To imagine. We thought there were only two of them at first. Oh my god, that's it. They're reacting. Look at how it's coming together. That energy that's arcing between them, no manufactured material in the settled systems can do that. None of them. This proves
Easy, girl. Breathe. You'll have a heart attack. She's not the only one. If they're coming together, that means there's a set. Built by an intelligence outside the settled systems. Still 2,000 credits for our little wager, Patrick? You're on, Walter. Well, if we had all the answers, it wouldn't be exciting, now would it? Not to take away from the moment, but what are we going to do about our new friend here? So, are you ready to get to work? See if exploration is the life you want to lead in this little universe of ours? Allora, adesso diciamo che ci serve un po' di tempo per schiarirci la mente in modo da poter andare un po' in giro. E ci portano un po' di soldi, se non altro. Why don't we set you up with a backpack with some boost capability? You'll need it out in the field anyway. Just mind your head. Perfetto, e ci hanno dato, penso che abbiamo anche un livello. Quindi apriamo, andiamo a ragionare sulle abilità. Potremmo cominciare con... vediamo cosa c'è di qua. Abbiamo due punti abilità, commercio, gastronomia, persuasione. Persuasione mi piace molto. Uno. Fisico, pugilato, fitness, furtività. Questo ci dà, se non altro, la possibilità di avere il meter di furtività quando ci chiniamo. Ok, adesso penso che possiamo chiedere... So, are you ready to get to work? Or was there something else? No, non devo chiedere a lei. Adesso vediamo a chi devo chiedere per avere la mia stanza che mi è stata promessa. Ma intanto andiamo a vedere un momento gli zaini. Abbiamo lo zaino di esplorazione, lo zaino Constellation. Mettiamo su lo zaino Constellation e vediamo se l'abbiamo effettivamente indosso. Non l'abbiamo indosso. Per lo zaino serve un momento che magari ho pigiato il tasto sbagliato. No, è attivo, ma serve avere sulla tuta. Ok, quindi non teniamo lo zaino in città. Andiamo a vedere un momento le missioni che abbiamo finora. Missioni. Parlare della prima missione. Ok, attività. Parla degli alloggi con Noel. Perfetto. Andiamo a parlare a Noel. Questo è Vasco, questo è Noel. I know everyone's excited by the artifact. But we need to be as objective as possible and be aware of possible negative effects. Okay. It was intense, wasn't it? The artifacts, I mean. Sorry, this must all be a little overwhelming for you right now. I guess a lot overwhelming, now that I think about it. I'm Noelle. It's really nice to meet you. And thank you for bringing the artifact to us. Ha detto che c'è il posto per me. Good. I think we can find a spot for you. And along the way, I can give you the very abbreviated tour. Right. So you've seen the library, obviously. Walter's quite proud of the collection, but Matteo has made more than a few contributions. Gardens are out the doors there, if you need a moment of quiet contemplation. Emphasis on the quiet part, at least usually. Let's head upstairs. Andiamo di sopra. Sebastian Banks, Constellation's founder. Ops, tasto sbagliato. Voglio camminare, ecco. It was a big to do at the time, but most people in the city have forgotten we're here. I hope you are satisfied with the quarters available to you. E stiamo andando sostanzialmente a prendere la prima stanza
dove potremmo dormire al di fuori, diciamo, della nostra nave. Qui c'è un bellissimo baretto privato. So this is the bar. Usually no tender, so help yourself within reason, of course. Now let's see about that room. You're in luck. We were almost at max occupancy. Queste bellissime freccette coi pianeti. È una piccola cucina che possiamo usare per cucinare. Una delle meccaniche del gioco è proprio fare delle ricette. Il cibo naturalmente guarisce da alcuni bonus e si possono anche fare appunto con del crafting delle ricette. Ci sono delle abilità per questo nel gioco. C'era anche un tratto nella creazione del personaggio che era cuoco. Ok, this will be you. Common room on one side, so that'll be quiet, and Mateo on the other side, so maybe a little less quiet. I'm sure Sarah has something planned for each of us, so I'd better get back to it. Don't want to keep her waiting too long. Enjoy. Grazie di tutto, e questa è la nostra stanza. Eccoci qua, abbiamo un bel divano, un letto matrimoniale eccezionale dove naturalmente possiamo far passare del tempo. Qui è tutto in ora locale. Una delle grosse cose di questo gioco è che i pianeti hanno una loro rotazione. Qui c'è la custodia del Chronomach, abbiamo il deposito dove possiamo mettere roba dal nostro inventario, ma anche sull'astronave naturalmente abbiamo un deposito, quindi in realtà non è così necessario avere il deposito sulla negli appartamenti come lo era per esempio in Fallout. Ok, usciamo da questa bellissima dimora, facciamo un saltino, cerchiamo di non ammazzarti. Ciao Matteo. A questo punto Vasco ce lo siamo lasciato qua indietro, possiamo effettivamente andare in giro senza nessuno e andiamo a cercarci qualche missione. Allora, per il momento, se noi andiamo a vedere le missioni che non sono qui ma sono qui, abbiamo appunto la principale, parla con il barista di Viewport, oppure tutte queste le abbiamo già fatte. Perfetto, possiamo cominciare, parla con il barista di Viewport, ma penso che in realtà troverò qualche altra missione lungo la strada. E intanto ci giriamo un po' a piedi la città. C'è questo che va sopra, dovrebbe arrivare al quartiere commerciale. Lì c'è Reliant Medical, ma la zona commerciale penso sia più di là. Qui abbiamo un po' di palazzi. Questa è la zona che si trasforma in cascate. Però non si vede un granché da qua. Si sente, ma non si vede. Ok. Lì c'è una fermata. E qua che negozio abbiamo? Abbiamo Apollo Tower, questo dovrebbe essere più Centurion Arsenal. Dovrebbe essere più la zona. Qua abbiamo probabilmente dei negozi. Andiamo a vedere cosa c'è qua dentro. Come on in. Take a look around. Delle macchine del caffè, caffè ovunque. Confezioni di snack a cubetti. CJ's is always open. No matter what you need, when you need it, I'm here. Yeah. Let's get you settled.
E qui possiamo prendere sostanzialmente del cibo o vendere altra roba. Diciamo che per il momento non ci interessa. E usciamo. Ok. Questa dovrebbe essere la zona residenziale. Vorrei spostarmi nella zona commerciale. Dove mi sembra ci sia... Oppure facciamo così, andiamo a fare la missione per il bar, che questo video sta già diventando abbastanza lunghetto. Allora, la città è unica e su più livelli. Sono finito in acqua nel mentre, a non guardarmi in giro. E lo spazioporto è là sotto. Noi dobbiamo tornare più o meno allo spazioporto per quel... per parlare col bar. Qui c'è Orion Tower, che è un altro appartamento. Qua vendono vestiti. Ok. Diciamo che non moriamo... You see that scientist out in front of Mast? Staring at trees? Sounds upset? Whatever it is. It can't be that bad, right? E qui ci è andata un'altra piccola missioncina, quella di uno scienziato. Per il momento la ignoriamo. A meno che gli passiamo davanti proprio adesso, che dovrebbe essere forse qua sotto. Intanto, ok, no, siamo arrivati allo scienziato. Allora facciamo la missione per lo scienziato. I'm sorry, I really can't afford to be distracted. I need to get to the bottom of this. I am not staring, I am analyzing. This is important xenobiological work. I work for the scientific division of MAST. Been studying this tree for quite some time, and it appears to be exhibiting some worrying signs. Are you familiar with this particular specimen? Do you understand its importance? Look, I have a lot of work to do here. If you're just going to gawk, I'd ask that you move on. If you can actually assist me, however, I would appreciate it. I don't normally solicit help from random passersby, but it seems an exception is necessary. Would you be willing to retrieve some additional data for me? Sono felice. Well, that's... Thank you. That's unexpected. Ah, there's a series of biosensors I've placed in various locations around New Atlantis, all calibrated to gather pertinent information. They've been running for long enough that I think it's time to collect and analyze their findings. If you would bring them to me, that would save time. E ok, abbiamo una classica fetch quest. Andare a recuperare un po' di sensori in giro. Prima che prendiamo qua 90 metri. Dovrebbe essere relativamente facile. Spero. Infatti, eccolo lì. Preso, andiamo avanti. Andiamo sul secondo, che è qua. Calpestiamo tutte le aiole di questo mondo perché abbiamo fretta. Non vorrei però dovermi buttare in una piscina facendo questa strada qua, cosa che probabilmente potrebbe capitare. Ok. Trovato, recuperato. Ok.
Su di là. Allora, c'è 83 metri di qua, quindi recuperiamo prima questo. E siamo arrivati al quartiere residenziale che mi sembra di aver già visitato. In realtà non l'avevo visitato, però... Diciamo che queste, l'utilità di queste missioni è più che altro andarti in giro e scoprire cose. Qui c'è Champs, che è una specie di negozio di... terrificante cibo a cubetti, come vedete c'è la mela a cubetto, le le purè a cubetti, la bistecca a cubetti, la pumpkin pie a cubetto, la cheesecake a cubetto, l'uovo a cubetto, il cioccolato in cubetto, pollo a cubetto e la cheesesteak a cubetto. Bene. 65 metri e dovremmo trovare l'ultimo obiettivo, poi magari da Chunks ci torneremo quasi di sicuro. No, in realtà 65 metri e abbiamo questo che ci porta dove? Al quartiere commerciale, esatto. Non è tantissima strada in realtà, ma siamo già in ritardo, quindi prendiamo i mezzi. Eccoci qua. E qui possiamo andare. Qui abbiamo Valberg e questo che dovrebbe essere le SSNN, che è il Satellite System News Network, quindi la CNN locale. Questo è uno dei grattacieli, penso Valberg, uno dei grattacieli abitativi. Questa era un'altra missione. E questo è un ragazzino. Are you looking for eggs too? I've only found one so far, but I want to find more before anyone else does. So if you see some, can you tell me? Okay, well, if I see any of those, I'll tell you. And you can tell me if you find any eggs. Miss Seng over at UC Distribution bought the one I found, and she said she might buy more if I can find them. I could really use the credits. E ok, quindi sostanzialmente le uova che sta cercando il ragazzino sono i biosensori che stiamo cercando anche noi, e quindi dobbiamo andare dove li ha venduti, quindi a questa specie di banco dei pegni, che in realtà è una cosa un filino più complessa, è il diciamo lo snodo commerciale dell'unione dei delle colonie dell'UC, eccolo qua, Union Colonies, che sono una fazione del gioco, diciamo la fazione che potrebbe rappresentare più l'ordine, assomiglia molto al governo di Starship Troopers e potrebbe rappresentare il governo federale. Please, if you experience any issues in your dealings with the distribution center, let us know. We're always striving to improve. Ok, signorina. Welcome to UC Distribution. Now, before you say a word, I am required to inform you that formal complaints cannot be filed until the customer feedback system is back online. I have been told it'll be up and running in 2 weeks, but you know how these things are. I am sorry for any potential inconvenience. Also, if you're here about a corporate account, I've been assured that deliveries will be back on schedule soon. Di recente ho comprato un uovo da un ragazzino, mi serve. Hey, Jordan? That kid's in here every other day with some random thing he found. Trying to get credits. Yeah, I took pity on him. Why, what is it? Oh, really? Well,
You can have it back for what I paid for it, plus a little extra. Let's call it a convenience fee, shall we? Ok, 100 crediti. Pleasure doing business with you. Ok, grazie. E quindi abbiamo tutte le nostre uova, anche se non è Pasqua, e andiamo a riportarle al nostro amico scienziato e chiudiamo questa missione e questo episodio. Meno male che non ci hanno assegnato un'altra missione semplicemente camminando in giro. E intanto, appunto, siamo passati accanto a un totem da cui usciva il messaggio per una possibile candidatura al regime o qualcosa del genere Industries, che magari faremo nel prossimo episodio. Non peraltro, perché è una delle missioni che non ho mai fatto nell'altra partita che sto facendo, quella non registrata. Andiamo dal nostro amico scienziato e... I need all of the biosensors if the data is to be of any use. So you do. Wonderful. I'll just take these and we'll see what they have to tell us. All right, we'll just upload the data. Give it a moment. Okay. Andiamo. And just another moment. It is working, isn't it? Lo sei tu, Kelton. Oh, ok. Now let's see. This is, well, it's, oh my. Oh oh. Kelton? Kelton? Well, there's good news and bad news. Uh-huh. The good news is that my suspicions were correct. There is something wrong with the tree. I will report my findings to Mast immediately with no small amount of satisfaction. The phrase, I told you so, may even be uttered more than once. Well, non mi sembra buona notizia. In an admittedly somewhat selfish manner. The bad news, as it were, is that the internal composition of the tree is changing. Bene. In this particular case, the tree is now regularly emitting ultra-low frequency sound waves. They're nearly imperceptible now, but they're growing in strength. This is something we've never observed before. Depending on how large these waves grow, consequences for the city could be, well, disastrous. I must consult with my colleagues in Mast at once. Thank you for your assistance. I hope these credits are adequate compensation. Vabbè dai, se non altro ci hanno dato 2000 crediti e possiamo fermarci qui per questo episodio. Un piccolo giretto ad Atlantis e una piccola fetch quest. Potrei essere andati avanti un po' con la missione principale. Direi che nel prossimo episodio potremo cominciare appunto la quest. Vediamo un momento qual è questa qui. La si torna a sgobbare quella per la Ryujin Industries. Perfetto, per ora è tutto e alla prossima.